Dopo la sofferta partita con il Melfi che ha permesso all'Agragas la permanenza in Lega Pro, grazie al gol effettuato da Longo e il raggiungimento del pareggio, in tanti si chiedono ora quale sarà il futuro della società, in particolare se il maggior socio della squadra, Marcello Giavarini, riconfermerà il suo impegno economico anche per la stagione 2017-2018. Tra i tanti quesiti posti, anche quello del main sponsor, l'Enel, se rinnoverà o no la sponsorizzazione verso la squadra, un elemento questo determinante per il prossimo campionato. Sentiamo a tal proposito il presidente Marcello Giavarini, intervistato nel corso della trasmissione Solo Agragas, alla sua ultima puntata della stagione. È stato un grandissimo obiettivo da parte dell'Agragas, io ne ero convinto. Comunque voglio un'altra volta complimentarmi con la squadra e con la dirigenza anche per il buon lavoro svolto nel cammino della salvezza. L'Agragas rappresenta la città di Agrigento in Italia ed è giusto per Agrigento avere una squadra in Lega Pro a rappresentarla. Presidente, quanti spiragli ci sono per un suo ritorno in seno all'Acragas in maniera attiva, ecco, sostanziosa, diciamo? Beh, come tutti voi sapete, a novembre io sono uscito dalla società e come avete visto, io non sono più venuto allo stadio perché per me non era più un piacere venire allo stadio a subire offese. Un altro motivo delle mie uscite era la compagine societaria, del tutto inesistente dal punto di vista economico. Ad ogni modo, a marzo io ho accolto il grido d'aiuto economico lanciato dal presidente Alessio nei miei confronti, in quanto l'Agragas non aveva più fondi economici, come voi tutti ricordate, per continuare il campionato. Per il bene della città e dell'Agragas ho deciso di continuare a sostenere l'Agragas fino alla fine del campionato in corso, pagando in parte gli stipendi dei tesserati. E con l'ultima partita di domenica scorsa, e con la salvezza dell'Agragas, io credo che il mio compito che avevo assunto a marzo sia terminato, anche con risultato positivo, per cui ne sono orgoglioso. Io da 2 anni fa ho rilevato la squadra in Lega Pro e restituisco l'Agragas alla città in Lega Pro. Il mio compito morale credo che sia terminato. Ho regalato alla città 2 campionati in Lega Pro, ma adesso è giusto che sia la città di Agrigento a dare un seguito ai prossimi campionati all'Agragas. Comunque, ormai essendo io affezionato all'Agragas, se la città e i nuovi soci dovessero iscrivere la squadra al prossimo campionato e avessero bisogno di una mia sponsorizzazione da parte mia, io potrei esserci, però a nuove condizioni. Beh, Quali condizioni, Presidente? le condizioni al momento le stiamo rivedendo in questi giorni con Alessi, però quello che vi posso dire in primis è l'Enel. L'Agragas e l'Enel devono rinnovare entro la data dell'iscrizione al campionato, devono rinnovare il contratto di sponsorizzazione. Perché senza l'Enel capite che non si potrebbe andare avanti. Già è difficile anche con l'Enel, che incide solamente il 15% del budget, l'entrata dell'Enel. Immaginate senza l'Enel cosa vorrebbe dire? L'Agragas non avrebbe futuro.